Non sono mancate le sorprese alla prima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza Umbria. La caduta degli dèi la potremmo descrivere. Infatti perdono tutte le prime della classe, il Foligno, prima sconfitta stagionale a Ponte Valle Ceppi per 3-2, il Terni FC a Castiglione del Lago sempre per 2-1 e anche l'Angelana, non è da meno, perde a Lama per 4-1. Ne approfittano pertanto Castiglione del Lago e Lellera, che si portano in terza e in quarta posizione e continuano davvero a stupire gli addetti ai lavori. E allora in questa giornata non sono mancati i gol, nemmeno 24 reti con 6 vittorie interne, quindi il fattore campo l'ha fatta da padrona, una vittoria soltanto esterna del Redivivo Atletico BMG del nuovo mister Francesco Farsi, che vince a Spoleto mettendo la squadra spoletina in fondo alla classifica penultima, solo la Nestor è dietro lo Spoleto. E con il bomber Sciacca riesce ad ottenere questa vittoria importante, dà nuova linfa alla squadra di Bastardo Massa Martana e Gualdo Cattaneo. Ma il match clou si giocava vicino alle rive del lago Trasimeno, a Castiglione del Lago, dove la quinta in classifica, Castiglione del Lago appunto, i Lacustri contro il Terni di Borrello. Ebbene, è stata una partita davvero bella, nonostante il freddo e la giornata grigia, campo pesante per la pioggia caduta nei giorni precedenti, ma questo non ha veramente fatto sì che i giocatori in campo dessero spettacolo, davvero. 2-1 la fine, con il bomber di Aia, la decima segnatura, e Corrado hanno portato sul 2-0 i Lacustri. Ha replicato Pescicani per il 2-1, forcing finale della squadra ospite che non è bastato per cercare di ottenere almeno il pareggio, visto che la Fulgens Foligno stava perdendo a Ponte Valle Ceppi sul 2-0, stava perdendo il primo tempo, poi si era portata sul 2-2 e alla fine invece Cano è riuscito a fare a segnare il 3-2 del Ponte Valle Ceppi. Una vittoria davvero che rimarrà, diciamo, nella storia, lo vedremo. Ripeto, in 15 partite il Foligno era ancora imbattuto, 11 vittorie, 4 pareggi, 6 soltanto le reti subite. In una giornata ne ha subite 3, perdendo appunto per 3-2, anche se mancavano nelle sue file alcuni giocatori, ma questo la dice lunga sulle potenzialità del Ponte Valle Ceppi. Naturalmente l'Angelana invece perde per 4-1 addirittura contro il Lama. Lama che si è rinforzato nel mercato di dicembre, cambiato allenatore, come vi dicevo è arrivato Caporali, stava stentando nelle prime giornate, adesso 4-1, una sconfitta pesante con una doppietta di Volpi, Mariotti e Cano appunto hanno fatto il 4-1 contro la rete di Bartolini. Lellera anche, a coppia di gemelli Rossi e Bocci, continuano a segnare, si sono portati a 10 reti anch'essi, battono il Fanalino di Codola Nestor, che però ha dato vita dura alla squadra di casa. Pierantonio con Yuri Salis batte la Narnese per 1-0, una vittoria davvero importante per la matricola Pierantonio, che in casa appunto la fa da padrona. Tavernelle 3-1 contro il Branca, Cacciamano, Salvucci e Russo sono gli autori di questi tre gol, con De Iulis che ha replicato per il Branca, si è portato sull'1-1 e poi nei minuti finali la squadra giallo-verde è riuscita a far sua la partita. Mentre invece l'unico pareggio è da registrare a Terni tra l'Olimpia Tirus e il Città di Castello, due squadre che cercano di portarsi fuori dalla zona play-out, con questo pareggio forse le fa rimanere a bagnomaria, come si suol dire. Nella classifica dei marcatori, appunto, Ndiaye con questo gol si porta in testa 10, con la coppia Bocci e Rossi di Lellera e Bagnato del Terni FC, che ieri non ha giocato, è assente per infortunio contro il Castiglione del Lago. A 9 è rimasto il solo Colombi dell'Angelana. Angelana che continua a perdere questa striscia negativa, seconda sconfitta, l'ultima nel girone di andata, la prima nel girone di ritorno.
Poi ad 8 Kribek e Calderini, andati a segno pur nella sconfitta del Foligno contro il Ponte Valiceppi, sono 8. Poi c'è Cacciamano del Tavernella 7 e la coppia degli Ulisse Fastellini del Branca, sempre a 7. Sciacca dell'Atletico BMG, Russo del Tavernella e Dragoni del Ponte Valiceppi, tutti a 7 reti. Insomma, una giornata da ricordare questa, non soltanto per i tanti gol, e probabilmente il panettone era rimasto nello stomaco di qualche giocatore di qualche squadra, perché le sorprese, ripeto, non sono mancate. Adesso vedremo domenica prossima quello che succederà, se le squadre di testa che tornano con le ossa rotte dalle queste trasferte, perché sia il Foligno che il Terni che l'Angelana giocavano fuori casa, si ricompatteranno, cercheranno di reagire a questa sconfitta, mentre sugli scudi appunto Lellera, Castiglion del Lago, Tavernelle e Pierantonio, che continuano a fare risultati positivi nonostante una delle rose un pochino meno attrezzate delle altre pretendenti al trono. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.